Ho riguardato una vecchia perla, la numero 21. Andate a riguardarla. L'ho registrata 150 anni fa. Gestire l'emotività. Ho spiegato come l'ho rielaborata negli anni, in tanti anni. Però rimane di fondo quello che tu sei. Io sono emotivo, rimango emotivo, anche se adesso sono più sbruffone con me stesso rispetto al passato. 10 minuti prima di salire su un palco, che sia un bellissimo teatro o che sia un club con quattro amici, io devo starmene per i fatti miei a radiografare tutto quello che succederà durante la serata. I brani, la scaletta, o magari non c'è neanche la scaletta, ma insomma mettere a fuoco con chi sto suonando, scartare delle modalità che con quel gruppo non servono e magari servono la sera dopo con un altro gruppo. Ho bisogno del mio spazio nel quale vi confido che se poi entra in camerino oppure si siede con noi al tavolo l'amico che vi dice ciao, allora bla bla, come stai? Io rispondo per gentilezza, ma vorrei dirgli: senti, ma vattene a fare in culo. Lasciami 10 minuti che devo salire sul palco e voglio pensare. Non l'ho mai fatto, ma lo penso, perché ho bisogno di un attimo per starmene tranquillo e pensare a con che gamba salire sul palco, come sedermi sulla batteria e come cominciare il concerto. È un'emozione che in gioventù non riuscivo a gestire, mi bloccava, mentre in maturità questa cosa è completamente stata rielaborata. Appena salgo sul palco, sono il re del mondo e so che qualsiasi cosa faccia, che suoni bene, che suoni male, che debba presentare al microfono, che mi venga da fare una battuta, che capiti uno sketch in diretta mentre si suona con i miei colleghi, sono tutte cose che io gestisco con grande naturalezza, una naturalezza che ho acquisito col tempo, con gli anni, suonando, ma soprattutto insegnando. Perché? Perché ho l'occasione quotidiana o quasi di confrontarmi e di parlare con qualcuno. Che sia un ragazzo molto giovane, che sia un collega super esperto. Quindi ho imparato a parlare con la mia dialettica, con quella sintassi appena appena sufficiente che ho. Grazie a questo ho mediato a un'emotività che allora era incontrollabile e nel tempo poi si è tramutata in qualcosa che gestisco molto bene. Anche perché più passa il tempo, più sono autoironico, perché suonando da tanti anni, avendo girato il mondo in lungo e in largo, ho constatato il livello di musicisti che c'è in giro per il pianeta e mi sono messo l'anima in pace, ovvero faccio quello che posso, non devo dimostrare niente. Per cui quello che in gioventù può essere un impegno psicologico, perché mi sento gli occhi puntati, le orecchie addosso, oggi invece prendo tutto con filosofia e con leggerezza. Chiaramente cerco di suonare il meglio che posso e di non sbagliare nulla, ma anche l'errore, ma chi se ne frega, fa parte del momento in cui tu sei lì a proporre qualcosa a un pubblico che ti segue. Non sono Arturo Benedetti Michelangeli che non sbagliava a mezza nota, chi se ne frega se sbaglio. Parlo così perché sono un batterista jazz, il che significa che io posso esprimere tutta la mia esperienza tecnica e strumentale, ma devo anche coadiuvare un momento musicale che è principalmente un dialogo con i musicisti con i quali sto suonando e un'interazione col pubblico. Per cui quel brano lì, con quel gruppo, la sera prima l'abbiamo suonato in un modo, la sera dopo,
il canovaccio è sempre quello, ma la reazione del pubblico o le modalità espressive sono cambiate rispetto alla sera prima ed ecco che quel brano diventa tutto diverso. Noi jazzisti dobbiamo operare così, oltre a suonare bene il brano con gli accordi giusti, il ritmo giusto, le dinamiche, eccetera, eccetera. Per cui anche in questo caso, se io quella sera quel brano lo suono un po' più forte, faccio un film fatto male, e beh, mi accettate per quello che sono, perché è come se io stessi dialogando con voi. Adesso sto esponendo una frase detta bene, ma magari adesso mi inceppo e dico una castroneria. E vabbè, vabbè, posso tagliare il video, ma in realtà se sto parlando con voi dal vivo, accettate la mia castroneria, ci si passa sopra e si va oltre. Non cambia quello che sono e quello che suono. L'emotività va elaborata anche in base a queste riflessioni personali, a questa autoanalisi che costantemente ci segue nel tempo e quindi sai distinguere un momento in cui suoni una cosa che deve essere così e non puoi sbagliare una virgola e allora la tensione sale, oppure devi proporre un qualcosa di efficace dal punto di vista espressivo, indipendentemente da un eventuale errore strumentale o tecnico o una sbavatura del gruppo intero. Cosciente di questo fatto, ecco che l'emotività diventa una condizione psicologica favorevole. Il giorno che io dovessi salire sul palco e non sentire più lo stomaco che mi si chiude, è meglio che smetta di suonare, perché vuol dire che non provo più nulla e quindi non posso esprimere più niente a chi mi viene ad ascoltare. Speriamo che quel giorno non arrivi mai.